Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial in cui vedremo come impostare, come configurare la Edrush Gigboard con Logic Pro 10 in USB mode e Reamp mode. Capiremo come configurare le due piattaforme, come farle comunicare tra di loro e come ottenere quindi due tracce separate e distinte, una già effettata dalla pedaliera, quindi registrata direttamente con tutti gli effetti, con la testata, con l'IR e tutto, e una traccia invece totalmente pulita che poi potremo andare ad effettare in un secondo momento e quindi a riampare in un secondo momento in base alle nostre esigenze, sia da utilizzare in aggiunta a quella che abbiamo registrato o addirittura da poter totalmente sostituire a quella e quindi cambiare il suono in base alle esigenze che avremo. Diamo subito un'occhiata alla catena dei pedali che ho utilizzato per ottenere il suono che avete appena sentito. Utilizzo un compressore in ingresso subito dopo la chitarra, poi tre overdrive e distorsore che utilizzo singolarmente o abbinati in base al livello di gain di cui ho bisogno, la testata subito dopo, che è una simulazione di AC30, un boost, un tape echo che utilizzo come doubler per creare un po' di sfasatura e stereofonia, un vero e proprio invece delay, l'IR, e subito dopo l'IR utilizzo un riverbero, l'Air Reverb, che mi piace moltissimo, subito dopo l'IR, che crea con un mix molto basso una buona stanza per un risultato ottimale. Ma entriamo nel vivo del tutorial e cerchiamo di capire come impostare il Logic Pro con l'Edrush Gigboard. La prima cosa che dobbiamo fare con il progetto aperto di Logic vuoto, quindi con Logic aperto, è andare sulle impostazioni, sui tre puntini in alto a destra che vedete nella schermata di Gigboard, andare su Global Settings e dove vedete scritto USB Audio impostare su On. Vediamo che in questa fase, nella fase di registrazione, andremo a settare lo USB mode sul live. Perché lo settiamo sul live? Perché ci dà la possibilità di avere un ascolto con latenza praticamente zero e quindi suonare con un buon feeling e una buonissima risposta dello strumento e non sentire quindi il segnale processato dal software, che comunque in ogni caso, per quanto possa essere buona a livello di performance la nostra macchina, avremo comunque sempre un po' di ritardo e quindi ne andrà comunque sempre a risentire il playing. Per cui lo teniamo settato sul live. Fatto questo e acceso quindi lo USB mode, andiamo a controllare sotto Logic Pro Preferences Audio che Gigboard sia stata riconosciuta come periferica sia in ingresso che in uscita. Quindi vi ricordo la chitarra collegata alla Gigboard e i vostri speaker o la cuffia collegati all'uscita di Gigboard in ascolto. Fatto questo, siamo pronti per impostare il progetto. Quindi andremo a fare cosa? Andremo ad aprire due tracce. La prima traccia che apriamo, vediamo che la imposteremo con input 1 e la seconda traccia che andiamo ad aprire la imposteremo invece con input 3. Facendo questa cosa, che cosa avremo? Avremo sulla prima traccia il segnale effettato proveniente direttamente dalla Gigboard, quindi esattamente come ce l'abbiamo impostata in quel momento, mentre invece sulla seconda traccia con l'ingresso sul 3 avremo la registrazione del segnale pulito. A questo punto vediamo che mettendo in solo la traccia numero 1 avremo la chitarra effettata come l'abbiamo registrata.
mentre invece mettendo in solo la traccia numero 2 avremo la chitarra diretta senza alcun effetto. Possiamo quindi a questo punto andare ad intervenire sulla traccia pulita e dargli il suono che vogliamo, quindi con tutta la tranquillità, senza lo strumento in mano, soltanto intervenendo sulla pedaliera e sui suoni, quindi mettere in loop la traccia registrata e andare ad intervenire sui vari settaggi per trovare il suono che più ci piace. Come facciamo questa cosa? Torniamo nel Global Setting e switchiamo lo USB mode da live al reamp. Facendo questo abbiamo la possibilità di reinviare la traccia pulita registrata alla macchina, farla processare e farla riregistrare, riprocessata come vogliamo. Il vantaggio sta nel fatto che avremo la possibilità di rifare questa operazione per quanto tempo vogliamo, fino a che non abbiamo trovato il suono che ci piace. Quindi, avendo comunque sempre la traccia pulita registrata, potremmo andare a riamparla infinite volte. A questo punto impostiamo l'uscita della traccia che abbiamo registrato pulita, invece che su stereo out 1 e 2, su stereo out 3 e 4, e apriamo un'ulteriore traccia che imposteremo su input 1. In questo modo, mandando in play la traccia, avremo la possibilità quindi di inviare la traccia pulita alla gigboard, che la processerà e la farà riregistrare nell'ultima traccia che abbiamo appena aperto. Andiamo quindi ora a mettere in mute la traccia effettata e selezioniamo l'ultima traccia aperta attivando il monitoring. Attiviamo quindi il loop e mandando in play la frase avremo la possibilità di agire sui controlli della gigboard e cambiare il suono a nostro piacimento. Proviamo ad esempio ad escludere il delay e il compressore. Ora escludiamo anche il distorsore . Andiamo quindi a cambiare i parametri che ci interessano. Riattiviamo il compressore ed aumentiamo il livello del sustain. Andiamo poi inoltre a diminuire il gain del nostro distorsore per avere un suono meno distorto, quindi più compresso e con molto più attacco. Ammettendo che le modifiche che abbiamo apportato al nostro suono ci piacciono, siamo quindi soddisfatti del risultato ottenuto, non dobbiamo fare altro che disattivare il loop, mettere il cursore all'inizio della frase e andare in registrazione con la nuova traccia aperta, registrando così la chitarra modificata come l'abbiamo ascoltata.
Come avete visto, la procedura di reamp in USB mode di Gigboard è veramente, ma veramente semplice, oltre che utilissima. Quindi vi consiglio di provarla, di fare un po' di pratica, e vi darà veramente tantissime soddisfazioni. Spero che questo brevissimo tutorial vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile per comprendere questa importantissima funzione di Gigboard. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel thumbs up e iscrivetevi al mio canale per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video che pubblicherò regolarmente. Grazie mille e al prossimo video. Ciao!